Salve a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Barbara e oggi vi farò vedere la mia TBR del mese di marzo. Un nuovo mese è iniziato, questo mese di marzo dovrà essere un mese pieno di letture perché ho finito la sessione invernale, grazie al cielo, e quindi adesso sono un pochino più libera per dedicarmi alle letture, visto che l'inizio dell'anno non è stato come avrei voluto, non ho letto molto, sono riuscita a finire proprio ieri il mio settimo libro, che per me però in 2 mesi è un pochino poco, però sono stati 2 mesi molto impegnativi, quelli di gennaio e febbraio, quindi adesso spero che marzo sia un mese un pochino più libero dove potrò dedicarmi a un po' più di letture. Ho un sacco di libri non letti nella mia libreria. Bene, questi sono i 9 libri che ho deciso che leggerò questo mese e adesso li appoggio perché mi sta per crollare tutto e vi faccio vedere quali sono. Ve li farò vedere anche in ordine di come li leggerò, perché io scelgo sempre anche l'ordine, così poi non devo stare lì a pensare oddio che cos'è che leggo adesso. Io sono una bilancia, quindi sono completamente indecisa su tutto e quindi li metto già in ordine, così almeno la Barbara del futuro ringrazierà la Barbara del presente. Il primo libro che ho deciso di leggere per questa TBR di marzo è La corte di nebbie e furia. Ho letto un paio di mesi fa La corte di rose e spine, mi è piaciuto un sacco, per me è stato un 5 stelle. Non vedo l'ora di leggere la continuazione, non vedo l'ora di vedere se veramente mi piacerà la coppia Feyre e Rhysand invece della coppia Feyre e Tamlin. So già che lo odierò Tamlin perché mi sono presa questo spoiler, però vedremo come sarà poi la descrizione del libro. Cerco sempre di alternare un libro fantasy a un romanzo o un libro fantasy a un thriller, perché leggere solo fantasy mi farebbe esplodere il cervello e poi non riuscirei a starci troppo dietro. Quindi come secondo libro ho messo Emma di Jane Austen, così faccio uno stacco radicale tra quello che ho letto, anche perché quel libro, La corte di nebbie e furia, è un libro di più di 600 pagine, quindi secondo me ci sta a mettere un romanzo d'epoca e quindi ho scelto Emma. Se avete visto il mio ultimo video, cioè il video della bookshelf, avete visto che io ho una collezione dei libri di RBA, questi libri qua che sono in formato vintage e sono veramente troppo belli, che escono in edicola ogni venerdì. Sono un po' indietro perché in teoria volevo leggerne uno al mese, ma sono un po' indietro, quindi questo mese qua sarà dedicato ad Emma. Io ho già letto di Jane Austen Orgoglio e Pregiudizio, Ragione e Sentimento. Orgoglio e Pregiudizio l'ho amato, è uno dei miei libri dei romanzi d'epoca preferiti, che ho amato il personaggio di Mr. Darcy ovviamente. Invece Ragione e Sentimento l'ho amato un pochino meno, però comunque mi è piaciuto. Spero che Emma sia un altro dei libri della Austen che mi possa piacere. So che è un libro un pochino diverso perché parla di questa signorina che lei in realtà è ricca, non è la ragazza povera che si vede di solito nei libri dei romanzi d'epoca, è una ragazza ricca, una ragazza intelligente, una ragazza che non si vuole sposare, quindi vedremo un po' la sua giornata in questo libro, vediamo che cosa ne penserò alla fine dopo averlo letto. Dopo un libro fantasy e dopo un romanzo d'epoca, io direi che possiamo permetterci un bel thriller. Questo qua è Sadie, questo libro io ce l'ho veramente da un sacco di tempo nella mia libreria. Mi è piaciuto molto la trama di questo libro. Parla in pratica di questa ragazza che si rivolge a questa stazione radiofonica per cercare di far luce sulla scomparsa di sua sorella. Lo speaker radiofonico poi prenderà questa storia a cuore e cercheranno insieme di investigare a cosa è successo a questa ragazza. Io non vedo l'ora di leggere questo libro, io adoro i thriller. Ho sentito parlare molto bene. Come quarto libro ho deciso di mettere Tenebre e Ossa. Questa è un'altra trilogia che ho nella mia libreria da un sacco di tempo e che non ho ancora letto. Io so pochissimo di questo mondo, di questo Grishaverse, perché non ho visto neanche la serie TV. Avendo i libri ho detto no, aspetto di leggere prima i libri e poi guardare la serie TV. Quindi non vedo l'ora di vedere la scrittura di Leigh Bardugo, non vedo l'ora di immergermi in questo mondo, spero che questo libro mi possa piacere e nulla. Quindi questo è il quarto libro della TBR. Ho deciso di mettere Julia Quinn con Un uomo da conquistare. Questo è il quarto libro della serie dei Bridgerton. La serie dei Bridgerton parla di questi 8 fratelli e ogni libro è dedicato a uno di questi 8. Io sono al quarto, il libro che parla di Colin Bridgerton. Colin è uno dei personaggi che io sento parlare in tono dispregiativo dalle persone. Io so già, perché ci sono già un paio di spoiler negli altri libri, chi sarà la donna che Colin dovrà conquistare o che lei conquisterà lui. Non ho trovato un personaggio che spiccava negli altri libri, quindi non so che cosa aspettarmi, spero che mi piaccia. Di solito questi libri di Julia Quinn io li riesco a divorare in un giorno, se proprio non mi ci metto d'impegno anche 2. Sono dei libri leggeri che mi aiutano appunto a spezzare il ritmo di quelle che sono i fantasy che leggo. E questo è il quinto libro della mia TBR. Il sesto libro di questa TBR è dedicato a Sorcery of Thorns, questo libro di Margaret Rogerson. Ne ho sentito parlare molto bene e questo libro mi ha incuriosito soprattutto perché sulla copertina di questo libro c'è scritto: se avete amato la biblioteca di Hogwarts, qui a Summershell vi sentirete a casa. Quindi posso non fiondarmi su un libro che ha sulla copertina citata la biblioteca di Hogwarts? Io so solo che parla di questa ragazza, che lei ha questo dono magico, controllare questi libri o
comunque di lavorare in questa biblioteca, prendersi cura di questa biblioteca, solo che poi succede qualcosa a questa biblioteca e dovrà chiedere aiuto a quello che è il suo nemico principale, il suo rivale numero uno, che poi però diventerà qualcosa di un po' più di un nemico. Questo è tutto quello che so. Il principe crudele di Holly Black. Ho una curiosità per questo libro che non vi descrivo. Io so che anche questo libro parla di elfi e umani, so che il personaggio principale si chiama Cardan e la ragazza si chiama Jude, e lei è tipo un'umana che commette un crimine o comunque succede qualcosa e sarà portata in questo mondo degli elfi. Questo è quello che so. E a molti piace la coppia Cardan e Jude, infatti vedo molte fan art su Instagram o anche su Pinterest di questa coppia, e niente, spero che mi possa piacere questo libro qua. Primo libro di una trilogia, non vedo l'ora di sapere di che cosa parla in realtà questo libro e se c'è molto di più rispetto a una semplice storia d'amore tra un elfo e un'umana. Ottavo libro della mia TBR è La nona casa di Leigh Bardugo. Di questo libro io non so praticamente niente, so solo che l'autrice è la stessa del Grishaverse, ma non so niente, quindi vi leggerò quello che c'è scritto dietro sul retro di copertina. Una storia ipnotica di potere, privilegio, magia nera e omicidio, ambientata in una delle università più elitarie e prestigiose al mondo. L'università so che è quella di Yale, quindi niente, ci sarà magia, ci sarà omicidio, potere, privilegio. E molti paragonano questo libro a un altro libro che io ho, Dio di illusioni di Donna Tartt, quindi leggerò prima questo e poi vedremo se mese prossimo riuscirò a leggere Dio di illusioni e vedremo se effettivamente c'entrano uno con l'altro. Ultimo libro, ma che non so se riuscirò a leggere perché 8 libri in un mese sono tanti, ma comunque io l'ho voluto inserire, e cioè il primo libro della saga dei Shadowhunters, cioè Città di Ossa di Cassandra Clare. Ovviamente questo è il primo libro, sono molto curiosa perché io ho iniziato a guardare la serie TV, il film, e non mi sono piaciuti, quindi io spero che i libri siano molto meglio. Questo libro ha 600 pagine passa, spero che questi libri mi piacciono perché io sento parlare così bene di questa autrice che penso di essere rimasta l'unica al mondo a non aver ancora letto niente di suo. Nel mentre però delle mie letture, o se avete visto il video della mia bookshelf tour, avete visto che ho delle graphic novel e dei manga. In particolare questo mese io vorrei riuscire a leggerne due. Il primo che voglio rileggere, perché effettivamente questa graphic novel l'ho già letta, è il primo volume di Heartstopper. Questo volume parla di come Nick e Charlie si siano incontrati, di come abbiano iniziato la loro amicizia, e penso che si interrompa questo, cioè il fatto che da amicizia passi ad altro. Io l'ho già letto, però vorrei rileggerlo, e io di solito i libri o comunque i manga li inserisco quando ho letto tanto durante il giorno e la sera voglio proprio svuotare la mente, e quindi metto questi. Comunque si leggono molto in fretta, sono dei quadretti, si leggono veramente tanto in fretta. Ne vorrei leggere uno al mese, però non lo so, perché io dopo un po' mi ci prendo nella storia, quindi magari in un giorno li leggo tutti e quattro. Poi vorrei questo mese riuscire a leggere il primo volume di Honor Off. Honor Off è anche questo un boys love, questo però è un manga, è fatto così, molto veloce. Mi piace tantissimo leggerlo la sera, appunto dopo una giornata stressante, prendere questo e proprio dedicarmi a entrare in questo mondo, poi è troppo carino. Io so che questo manga parla di questo ragazzo che va a fare una specie di stage in un'azienda dove il capo è questo qui, e tra i due c'è prima un po' di rivalità e poi però si trovano a lavorare insieme. E nulla, questo mese cercherò di leggere questo qua. Insieme alle letture fisiche ci saranno anche le letture del Kindle, che però magari ve ne parlerò nel video dedicato al Kindle. Questa è la mia TBR gigantesca. Io spero di riuscire a leggere almeno un quarto di quello che ho messo. Io spero che questo video vi sia piaciuto, spero che ritornerete per i prossimi. Vedrete le mie reazioni, quello che penso, tutto nei vlog di lettura che inizieranno ad uscire. Grazie mille a tutte le persone che si sono iscritte, che mi hanno lasciato un commento, che mi hanno messo un pollicino in su. Grazie. E io sono molto contenta di che il canale stia andando bene. Spero che tornerete per vedere i vlog, per vedere cosa penso di questi libri. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!